Quando invece è venuto a Pinerolo è stato bellissimo, perché i giovani studenti universitari di Pinerolo erano così poco entusiasti del fascismo che avevamo perso il labaro. Tutti dovevano avere labari, gagliardetti, eccetera. Come facciamo ad andare in Piazza Fontana a vedere arrivare il Duce e non avere la bandiera? Allora uno ha avuto un'idea geniale, mi pare che fosse Pedussia quello delle stoffe, ma non garantisco. Qualcuno l'ha avuta. Abbiamo preso uno di quegli striscioni di carta con cui avevano tappezzato tutte le pareti di Pinerolo e con spavalderia universitaria era quello che c'era, su cui c'era scritto Duce, noi non ci frega nessuno. Abbiamo incollato quello, abbiamo preso quello come labaro. È stata una bella beffa del destino, perché una generazione più fregata della nostra era difficile trovarla. Le autorità pinerolesi avrebbero voluto che il Duce facesse un discorso anche a Pinerolo. Mentre lui invece si è accontentato di salire sul palco che avevano messo alla statua del generale, cos'è, Brignone, sì, il palco l'avevano fatto lì e c'era tutta la piazza piena, tutti gridavano Duce, Duce, discorso, 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 lui ha chiamato i tre che portavano il labaro, ha additato il cartello e poi se n'è andato a Villara a pranzare da Agnelli. Ed è allora che hanno nel municipio, il vecchio arsenale di Luigi XIV, ha aggiunto quella torre e avevano fabbricato, in onore sempre di quello, la Casa Littoria. Non so se avete mai notato, quella torre di mattoni rossi si conclude con un affare che corrisponde all'M come la faceva Mussolini. In un certo senso c'era già un fondo di preparazione, no? Sul quale poi si sarà innestato lo sviluppo. Intanto vorrei ricordare che i famosi 43 giorni badogliani furono giorni e mesi di repressione, controllo degli operai, divieto di manifestazioni. Dopo i primi due o tre giorni in cui la gente si lanciò nella distruzione dei segni del regime, dei simboli del regime fascista. Anche qui a Pinerolo furono rotte a colpi di martello dei, non so più, targhe o busti alla Casa Littoria e sulla facciata del municipio, se ben ricordo. Ma alcuni giorni, mi pare forse il 29 di luglio, ci fu un grande corteo a Pinerolo, no? Io mi ricordo di averlo guardato sfilare in Corso Torino. Il corteo era molto, molto grande e si riuscì anche a mettere ad opera di un gruppetto guidato da certo Walter, tra virgolette, perché è il nome di battaglia, non mi ricordo il nome di battesimo, Jai, che riuscirono a mettere una bandiera al balcone del municipio. Bene. All'8 settembre ero ufficiale degli Alpini in Trentino e lì avevo un maresciallo e un marconista, tutti e due in gamba. Il maresciallo aveva una radio piccolina e ha sentito il messaggio di Badoglio ed è venuto a dirlo, e lì è successo il finimondo. A un certo punto i ragazzi, vista la situazione, hanno cominciato ad andarsene per conto loro. Eravamo tre ufficiali piemontesi, io e due altri. Uno era un maestro di sci, Jean-Paul de Col, l'altro era di Barbania, persone amabilissime. E allora alla sera, dopo il congedato a tutti, siamo tornati giù in paese, ci siamo messi in borghese e abbiamo cominciato a discutere cosa fare. Ho cercato di convincerli a venire via con me appena possibile. Il colonnello ci aveva dato un appuntamento in un certo posto, noi siamo andati, lui non c'era, quindi praticamente per me la gerarchia degli Alpini era finita, chiuso, più niente a che fare con loro. Ero un cittadino libero che andava a fare la guerra ai tedeschi per conto suo. Guarda che bella posizione. Ora sentimmo questo annuncio dell'armistizio e io ero proprio in compagnia di questo Davide Laiolo, abbiamo un po' commentato. Poi io ho atteso due giorni per vedere cosa accadeva.
poi ho preso la mia bicicletta e ho deciso di partire di rientrare a Pinerolo. Ed ecco perché mi accompagnò un mio cugino molto più anziano di me per strade traverse, per evitare di passare per Asti, dove avrei dovuto passare per mettermi sulla Asti Torino, perché c'era giunta poco prima della partenza la notizia che il ponte di Asti sul Tanaro era occupato dai tedeschi. E lì ebbi la prima visione, così, un po' eclatante, no? Lunga file di per lo più alpini, mostrine strappate, coi sacchi a spalla di ciò che avevano potuto portare via. Alcuni avevano dei muli perché pensavano di poterli usare nella campagna. Io mi trovai ad Aosta e ad Aosta per alcuni giorni non si capiva niente che cosa succedeva, finché il 14 di settembre il comandante della scuola ci riunì e ci dice: qui non c'è più. I tedeschi stavano arrivando a occupare Aosta. Sapevamo che prendevano tutti quei soldati sbandati che potevano, li ammazzavano, no? Li raccoglievano e li spedivano in Germania. E questo comandante disse: io ci sono già stato nell'altra guerra prigioniero dei tedeschi o degli austriaci, dice, e nessuno e non voglio mica ritornarci adesso qui, e chi vuole mi segua, e io vado in Svizzera attraverso la Valpelline, Olomon e la Valpelline, e chi vuole invece vada dove vuole. Non abbiamo più ordine, non abbiamo più niente da darvi. E così cosa decisi? Il mio attendente che avevo dietro, che ero riuscito a far venire con me fino ad Aosta, era di Bobbio Pellice, e dicevo: andiamo a casa tua. Presi un mulo, lo caricai di fontina per mangiare noi, di biada perché mangiasse lui, e di un po' di armi, quello che avevamo, un po' di attrezzatura, di tenda, e nella notte del 14, munito di tutte le carte topografiche della zona che avevo preso, salutai Aosta e mi misi in viaggio attraverso le alte montagne, perché se scendevo giù tutto alla testata delle valli, tutto, sì. In 11 giorni io arrivai, l'undicesimo giorno ero al Col Giulian, che è un colle che immette dalla Valle Germanasca in Valpellice. E era il 25 sera, e penso di non sbagliare, ritenendo che io fossi l'ultima minuscola unità dell'esercito regio, perché c'era l'ufficiale, io ero vestito con la carta topografica, il binocolo, il soldato che era armato e le salmerie che erano rappresentate da un mulo solo, comunque. Ed era il 25 sera, quindi 17 giorni dopo l'8 settembre è chiaro che in Italia non c'era più ombra di reparto militare. Al 18-19 ho preso la decisione: andiamo in montagna. E allora siamo andati a Varice. Questo il 21 al mattino ero lì che aiutavo a cogliere mele la vecchia zia, e passa Barbato. Il famoso Barbato passa, mi vede, ha capito chi ero, mi chiama, dice: lei chi è? Dico: ma io sono un ufficiale che è venuto a vedere chi siete e cosa fate, di che arma sono, di Lapini. Ah, allora ci sarà utilissimo, perché noi faremo la guerra anche in montagna, eccetera eccetera. E mi ha praticamente arruolato, o meglio, ho dato una parola per il momento non ancora impegnativa, perché volevo vedere chi erano, che metodi, che sistemi, non mi sono buttato in bocca al primo venuto, capito? Lì la direzione era di un gruppo di, diciamo, personalità di comunisti. Il più in gamba di tutti era Antonio Giolitti, il famoso Antonio Giolitti, che era un uomo eccezionale già allora. Fui portato nelle Brigate Nere, e la Guardia Nazionale Repubblicana avevano attrezzato a Casermetta una casa che c'era in via Saluzzo, angolo via
De Geneis, dove c'era sotto, mi pare ultimamente, un negozio di articoli sportivi di D'Amberto. Tutta la casa era occupata da lì, e al primo piano c'erano anche loro, e difatti io riuscii, dopo vari tentativi, accusando le solite storie che uno aveva bisogno di andare in un certo posto, e mi accompagnavano. A un dato momento, all'alba, verso le 6 di mattina, si stufarono, mi lasciarono andare da solo. Io vidi un finestrino, c'era il balcone, uscì dalla finestra, c'era il balcone che andava sul cortile, e percorsi sto balcone fino a quasi all'altezza di via De Geneis, saltai nel cortile, scavalcai il cancello e mi diedi a gambe levate su per via Montebello. E la tragedia di quei momenti lì è questo, che questo Racca io lo conoscevo perché eravamo tutti e due del club alpino, e con Racca eravamo andati anche a fare delle gite con altri, con lui, quindi compagni di scalate, così. E quando mi interrogò, mi fece una specie di interrogatorio di terzo grado, ma senza, devo dire la verità, almeno fino a quel momento, senza malmenarmi, e mi chiese cosa avevo fatto. Io gli raccontai quello che ho detto adesso: ho fatto il militare, fronte francese, fronte greco-albanese, fronte balcanico. E quello che mi fece arrabbiare di più fu che lui disse: ebbene, io ti dico che fino a questo momento è vero, sono stato imboscato, ma in questo momento ho sentito il dovere di servire la patria. Dico, a bel mania. Una domenica di giugno, sono stato a metà del mese, arriva questo Mario Tristano, Mario Cucchierati, nel mio cortile, mi caricò su una bicicletta e mi portò nei boschetti, in un boschetto lungo il Lemina. Trovai una ventina di ragazzi, no? In gran parte operai, qualcuno studente, e lì abbiamo messo un po' le basi per la costituzione di quello che avrebbe dovuto essere il fronte della gioventù. Aveva il compito di unire giovani di ogni fede politica, purché antifascisti logicamente, per azioni, diciamo, di supporto alle bande partigiane, raccolta di indumenti, raccolta di notizie. Si ipotizzò anche, mi ricordo, da parte di qualcuno, la possibilità poi più avanti di organizzare magari anche qualche sabotaggio o cose di questo genere. E allora lì ci è andato una squadretta, 8-10 uomini, e abbiamo cominciato a fare i colpisti, cioè a fare delle azioni volanti in pianura, in bici, col camion dell'esercito quando c'era benzina, attaccare, disturbare, eccetera. E il 30 di novembre eravamo senza benzina, sono andato giù e qualcuno, ma sono andato a Murello, perché uno dei miei della squadra era di Murello, e lì ero già andato prima, il dottore me ne ha dato una tannica, e poi mi dice: ma guardi che qui c'è un campo d'aviazione che è pieno di apparecchi italiani fregati dai tedeschi, e ne arrivano ogni tanto. Lì c'è una macchina che porta via i piloti, e poi c'è un camioncino con dei grandi fusti che recupera la benzina. Siamo piombati dentro, era là il camioncino con 1000 litri di benzina. Abbiamo preso camioncino e tutto e siamo tornati. Vedendo questi apparecchi mi è venuta in testa una rabbia nera, ho detto: Cristo, se li avete presi adesso li frego, li distruggiamo. Due giorni dopo li abbiamo incendiati con un'azione proprio da manuale. Dal primi di giugno, a fine maggio, del 43,
1944 la valle del Chisone fu occupata interamente dai partigiani. Non esistevano né brigate nere, né GNR, né tedeschi. I tedeschi erano a Perosa, alla uscita di Perosa verso Monte c'era il cartello con scritto Achtung Bandit Zone, cioè di qui in su è la zona dei banditi, hanno messo i tedeschi, e si occupava tutta la valle, Sestriere, e una parte della valle Susa, quasi sino alle porte di Cesana. Tutta quella zona lì era presidiata interamente dalle formazioni, dalla formazione partigiana. La difesa era assicurata da posti di blocco che avevamo verso Perosa e verso Cesana, e sulla cresta spartiacque che c'è tra la Val Susa e la Val Chisone, quella dove corre quella strada militare che è molto pittoresca, quella cresta lì era interamente occupata da noi. C'erano nell'estate del 1944 la formazione partigiana che occupava la Val Chisone e tutta la cresta di sopra era molto consistente, perché erano venuti su molti che si erano sottratti ai bandi di reclutamento della Repubblica Sociale Italiana, quindi si può sbagliare di poco, ma insomma sui 1500 uomini c'erano. Molti erano della Val Susa, perché quelli della Val Susa erano saliti anche loro a presidiare questa linea di cresta. E poi quando ci fu lo sbarco alleato a Tolone e in Normandia, e la Francia venne in sostanza venne occupata e venne liberata, i tedeschi capirono l'importanza di poter disporre non solo della Val di Susa ma anche della Valle del Chisone per attestarsi, per impedire che gli altri si rovesciassero poi attraverso zone occupate dai partigiani, si rovesciassero nel Piemonte. E da allora scatenarono una grandissima offensiva con due o tre divisioni, e questa offensiva fu denominata Nachtigall, che vuol dire usignolo in tedesco. Come un'altra cosa che mi esaspera adesso è quando ti dicono i partigiani erano quattro gatti, la gente era tutta la massa grigia indifferente. Io continuo a ripetere fino alla nausea un episodio che a me sembra significativo. Appunto, una delle volte che io salivo verso Torre Pellice, poco sopra il ponte di Bibiana, mi salta su dal fosso laterale, allora c'era solo la cantina di Bocciardino, tutto il resto erano prati, no? Un ragazzino che mi chiede: ci sono i tedeschi al ponte di Bibiana? Non mi aveva mai vista. Ora, il fatto che affidasse la sua vita a me mi pare che sia la migliore dimostrazione che sapevano che la popolazione era con loro, no? Non vai a chiedere a qualcuno che può essere innamorato dei fascisti: ci sono i tedeschi che mi aspettano lì al ponte per spararmi addosso o no? Questo che mi pare sia significativo. Questo avveniva secondo te nella valle o anche a Pinerolo? Avveniva anche a Pinerolo. Per esempio, io non ho mai capito come, ma sapevamo tutti da chi bisognava andare per fare avere da mangiare ai partigiani. Per esempio, da Taio, non so se ancora si chiama ancora Taio, adesso la libreria sull'angolo davanti al municipio. Ecco, la farmacia di Balset. Ecco, per esempio, quella farmacia in Piazza del Duomo, io mi ricorderò sempre una cosa, siccome anche qualcuno aveva fatto la spia e volevano arrestare il dottor Balset, lui è andato nel retro, si è tolto il camice bianco da farmacista ed è uscito insieme a noi davanti a tutta la gente schierata che lo stava cercando e che ha creduto che fosse un cliente qualsiasi. E si è salvato. Per esempio, quando passo in Piazza del Duomo, mi ricordo il funerale appunto di Adolfo Serafino e degli altri, c'era la messa in Duomo, no? Mia madre era andata e c'era Martinat che continuava a dar loro degli spintoni dicendo: andevi a fumarsi, andevi a fumarsi.
un'ansia da snowman su tutti e tre. Quindi per me Piazza dell'Uomo è anche quello, tanto per parlare anche di Pinerolo. L'altro episodio tragico, quello che mi ha colpito invece più duramente, non vi ho partecipato, è quello di San Martino di Cantalupa, quando morirono il 4 novembre del 44 in questo scontro mio fratello, che era ufficiale degli Alpini anche lui, che fungeva come capo di stato maggiore, diciamo, della divisione, e altri 5 partigiani lì. E lì ci fu questo combattimento, perché durante un rastrellamento vennero circondati lì e ne caddero in 6. C'è un certo significato nel pensare a coloro che sono caduti, perché sono 5 ufficiali dell'esercito e un soldato. Uno era mio fratello, che era tenente degli Alpini, in servizio permanente effettivo. L'altri 2 erano sottotenenti piloti, Juvenal e Carrera. 2 erano ufficiali di complemento di cavalleria, tenente Rinaldi e sottotenente Ferrera. Quindi c'è una costellazione di armi, Alpini, cavalleria, piloti. Uno, Rosigno Mero, era l'unico soldato, era uno di tanti soldati che dopo l'8 settembre erano rimasti qui, mandati, di Montalcino, vicino a Siena, Rosigno Mero si chiamava, e furono questi che praticamente impegnarono più il combattimento contro gli attaccanti, consentendo così al grosso, a un'altra ventina o trentina di partigiani che c'erano lì, praticamente in salvo. Ho tolto questo. Sorpresi, luogo, e sorpresi da tedeschi, perché era successo questo, che avevano un prigioniero che era scappato, e difatti non erano lì il giorno prima, ma erano in un altro cascinale più in basso, e si ritirarono lì proprio perché era scappato questo prigioniero, il prigioniero che naturalmente, raggiunto a Pinerolo, diede le indicazioni di chi c'era, e partì il rastrellamento, che all'alba del 4 novembre del 44 si concluse con questo scontro, con questo combattimento, con questi caduti. Insieme ai 6 caduti partigiani caddero anche 2 austriaci. La mattina del 26 abbiamo sentito alla radio clandestina Aldo dice 26 per 1, che era il segnale per i partigiani di scendere a Pinerolo, e tornando su da Torre vedevo da una parte i camion tedeschi che se ne andavano, e dall'altra davanti a quello che allora si chiamava il Cinema Impero, adesso non mi ricordo come si chiami, l'Italia forse, c'erano Racca e Novena che stavano discutendo con aria molto preoccupata come fare a scappare. A Pinerolo c'erano tanti tedeschi di stanza qua, poi questa truppa, compreso il battaglione Tirano della Monterosa Repubblichina, passarono e si sbandarono poi dopo Pinerolo, quando nella notte del, non mi ricordo più se il 28 notte, venne a sapere che i tedeschi stavano ritirandosi, allora all'alba entrammo noi. E lì non si sparò neanche un colpo per entrare a Pinerolo, niente. La popolazione delirava, io ho le fotografie che era del comando, il CLN, il Comitato di Liberazione Nazionale, il presidente era l'avvocato Mario Risso, che fu il primo sindaco dopo la liberazione, che mi dà la mano, ci incontriamo lì in piazza Cavour. Niente, sono uscita per la strada, mi sono precipitata fuori, tutti erano in giro per la strada con le bandiere,
Arrivando in Piazza Fontana c'era un fascista che si era arroccato sopra i portici laggiù di fronte e che ci stava sparando addosso, e li vedo ancora adesso, ogni volta che passo in Piazza Fontana o vado al mercato, le scintilline che uscivano da dietro le persiane di quella cosa. Il campo di concentramento dei fascisti fu dove adesso c'è il liceo classico, no? Quella parte bassa su Piazza Vittorio, dove erano caserme, cioè scuderie, e c'era uno, diciamo, della paglia, no? E tutti venivano ammassati lì dentro, e lì c'era anche fuori un altro locale vicino al Tribunale del Popolo. Mi ricordo, ero lì e sento dire: hanno preso Racca, hanno preso Racca, perché Racca l'aveva preso questo Romolo, ma io lo sapevo già, no? L'aveva preso a Milano. L'ho visto camminare, io ero seduto sul parafango, e c'era una vecchia macchina, un'Aurelia, e all'interno della macchina non ci stavamo tutti, io ero messo seduto sul parafango, poi a quell'età lì spavaldo, no? E vedo camminare tre figure, e uno di questi era Racca, uno dei torturatori. E per lui andò male, perché io lo conoscevo prima della liberazione, viaggiavamo in treno assieme, non aveva mai avuto la barba. Durante il periodo partigiano si è lasciato, ed era identificato, io non l'ho mai visto, ma sempre con la barba lunghissima. Scappando e rifugiandosi a Mulano se l'era tagliata, e io l'ho riconosciuto per quello. Poi abbiamo dovuto tenerceli in un garage, perché i milanesi che hanno visto hanno fatto corteo, ci hanno aiutato. Ma non nascondeteli subito, perché se li date agli americani, quelli domani sono già fuori. Allora li abbiamo nascosti in un garage, siamo stati due a tenerli sotto sorveglianza tutta la notte, perché avevamo una macchina sola. Sono tornati a Pinerolo, hanno preso un'altra macchina, poi non mi importa. Abbiamo poi fatto passare per Pinerolo su un camion tutta la popolazione attorno, che gioiva per la cattura. Racca, Novena e Martinat, protagonisti di atroci crudeltà, sia dove hanno torturato a Pinerolo, sia nei paesi intorno a Via Franca, Macello, la morte dei due fratelli intellettuali Carando e dell'operaio Leo Lanfranco, a cui poi i garibaldini intitolarono una loro divisione, ma cose spaventose. Questi furono salvati dagli americani. Condannati a morte, furono i primi tre che ebbero la commutazione della pena in ergastolo, poi tre o quattro anni dopo erano già fuori. Niente, era la l'ubriacatura totale, perché oltretutto il brutto era stato che avevamo avuto per tanti anni sempre l'impressione che stesse per finire. Nel 39 era la guerra lampo, no? Sì. Quindi finisce, perché si arrendono tutti, è finita la guerra. Poi avanti così, poi nel 43 cade Mussolini, finirà la guerra, e poi invece ricominciava. Nell'autunno sbarcheranno gli alleati e non arrivavano. Cioè c'era sempre stata questa impressione che sarebbe finita subito, per cui alla fine sembrava che non dovesse finire più. E allora non ci credevamo, eravamo felici, salvo poi, tre giorni dopo, togliermi il bracciale del CVL dal braccio, perché ho visto troppa gente che fino al giorno prima corteggiava i repubblichini e che se l'era messo anche lei, e da allora non l'ho mai più messo. La resistenza ha trasformato questa gente, che fino allora era sudditi di Vittorio Emanuele III e di Mussolini, e che non avevano più pallida idea di dove fosse, per esempio, la Russia, dove decine di figli di questa gente sono andati a morire, li ha innalzati con l'aiuto che ci hanno dato, il rischio, le perdite che hanno avuto, a protagonisti della storia d'Italia, della liberazione d'Italia. Una grancia, dove s'arrangia, dove s'arrangia, là sui monti, una grancia, dove s'arrangia il partigiano, il partigiano, l'arma alla mano, guarda lontano, guarda lontano, con la certezza.
comando, là c'è il comando, là sui monti stanno sparando, là c'è il comando dei partigiani, e il partigiano l'arma alla mano, guarda lontano, guarda lontano, con la certezza che porterà giustizia, giustizia e libertà. Alpine, crescon vicine, crescon vicine, là sui monti, le stelle alpine, crescon vicine ai partigiani, il partigiano l'arma alla mano, guarda lontano, con la certezza che porterà giustizia, giustizia e libertà. Là su quei monti, giorni.